In questo video elenchiamo 5 siti eccezionali gratuiti nel 2023 che utilizzano l'intelligenza artificiale con cui possiamo aumentare la nostra produttività. Consiglio di tenerli a portata di mano nei preferiti perché possono essere utili in ambito lavorativo. Di ognuno trovate il link in descrizione. Oltre ad elencarli, vediamo velocemente anche come funzionano. Però, prima di procedere, clicca mi piace a questo video. It's az, uz, oz. ChatGPT è al momento la più avanzata intelligenza artificiale gratuita. Si tratta di un sito che risponde a domande e richieste di vario tipo. Si accede dal link in descrizione, cioè chat.openai.com. Ovviamente al momento di registrazione di questo video, poi in futuro potrebbe cambiare. E dopo essersi registrati, si effettua il login. Si arriva a una pagina dove c'è un campo per scrivere, un breve testo. Funziona benissimo in italiano, ha un sistema avanzato di risposta che lo fa sembrare addirittura umano. Si possono addirittura fare delle conversazioni su qualsiasi tema, però approfondiamo maggiormente le applicazioni lavorative. Ad esempio, facciamo per esempio scrivergli un testo di un'email. Allora, per esempio, scrivi il testo di un'email al mio capo che si chiama Esposito, dove mi scuso per non aver potuto svolgere in tempo il lavoro perché ho avuto un imprevisto e digli che mi impegnerò di più in futuro. Cioè, scriviamo proprio così. Io già l'ho scritto, lo vado semplicemente a incollare. Andiamo su invio e il sistema in automatico scriverà del testo. Quindi scrive l'oggetto, quindi oggetto, scuse per il mancato completamento del lavoro. Egregio dottore Esposito, la scrivo per esprimerle la mia più sincera scusa per non essere riuscita a completare il lavoro come stabilito. Mi rendo conto che questo potrebbe aver causato inconvenienti e vorrei che sapesse che non era mia intenzione deludere le sue aspettative. Mi sono trovato in una situazione imprevista che mi ha impedito di terminare il lavoro in tempo. Tengo a sottolineare che mi sto impegnando al massimo per risolvere questa situazione e che farò tutto di tutto per evitare che si ripeta in futuro. Spero di poter recuperare il tempo perduto al più presto e di poter dimostrare il mio impegno e la mia dedizione al lavoro che mi è stato affidato. Qui ha fatto un piccolo errore, ha fatto di poter dimostrare la mia impegno, quindi chiaramente va comunque corretto, però la base c'è. E la mia dedizione al lavoro che mi è stato affidato. La prego di accettare le mie scuse e di credere nella mia sincera riconoscenza. Cordiali saluti, poi tra parentesi ha messo il tuo nome, mi raccomando. Metti il tuo nome. E come si può vedere, può generare praticamente un testo di un'email, può svilupparlo. Ora facciamo un esperimento. Facciamo, traduci, trasforma il testo come se lo avesse scritto in endecasillabi Dante Alighieri. Facciamo questa, non lo so se funziona, vediamo insieme. Quindi trasforma il testo come se l'avesse scritto in endecasillabi Dante Alighieri. Vediamo un po' che cosa fa. Lui prova a Gentil dottore Esposito, il mio capo. Saluto a voi, giunga questa mia missiva. Chiedo scusa per non aver completato il lavoro che mi fu assegnato. Bellissimo, poetico, bellissimo. Comprendo che ciò possa aver causato disagio e fastidio e vi confesso che non fu mia volontà deludervi, ma un evento inatteso mi impedì. Mi adoperai al massimo per risolvere questa situazione e vi garantisco che in futuro eviterò tal caso, mostrando il mio impegno con zelo. Spero presto di recuperare il tempo perduto e di dimostrare il mio valore accettando le mie scuse con onore. Bellissimo, bellissimo, poetico, cioè non ho parole. Cordiali saluti, ovviamente. Quindi ha trasformato, quindi in sostanza quello che volevo far capire, che ha trasformato quello che aveva generato in appunto in endecasillabi, come se l'avesse scritto Dante Alighieri. E in pratica, quindi lui va in continuo di flusso, cioè noi prima abbiamo scritto una cosa, gli abbiamo detto di rielaborarla e lui la rielabora, quindi possiamo fargli anche domande successive sulla base di quello che precedentemente avevamo scritto. Ora, quindi, facciamo così, mettiamolo un po' in difficoltà e facciamo: ora traduci queste mail in inglese con un tono amichevole. Quindi scriviamo, io me lo sono già scritto. Ora traduci questa mail in inglese con tono amichevole e prendiamo invio. Ok.
E ora lui procede alla traduzione. Subject: apologize for non completing work. Dear Miss Esposito, my boss. Quindi, tra l'altro, traduce quello in endecasillabi che avevo fatto. I hope this mail will find well. I won't apologize not be able to complete the work as planned. I understand that my cause inconvenience, and I want you to know that it was not my intention to disappoint you. I was faced with an unexpected situation which prevented me from finishing the work. E quindi diciamo che l'ha tradotto praticamente in inglese, immagino perfetto, e quindi appunto best regard è il tuo nome. Quindi possiamo generare in qualsiasi lingua ovviamente una email, farla tradurre, far cambiare il tono della email. Questa è una prima applicazione. Procediamo ora invece con un altro esperimento. Facciamogli scrivere una descrizione di un prodotto. Facciamo una descrizione per Amazon di un asciugacapelli ad alta potenza che per esempio si collega allo smartphone. Quindi possiamo aprire una nuova chat oppure possiamo continuare. Per evitare che ci fossero confusioni tra i versi di Dante e diciamo e appunto questa nuova tipologia di lavoro, apriamo una nuova chat. Quindi andiamo su New Chat in alto a sinistra e quindi andiamo a scrivergli praticamente il testo. Quindi scrivi una descrizione per Amazon di un asciugacapelli ad alta potenza che si collega allo smartphone, una cosa abbastanza semplice. Vediamo lui come lo sviluppa. Nel giro di pochi secondi lui elabora quello che deve dire e quello che deve scrivere e praticamente lo trascrive come se lo stesse scrivendo in quel momento. L'asciugacapelli ad alta potenza che si collega allo smartphone è un accessorio di bellezza innovativo e conveniente. Con una potenza elevata asciuga i capelli rapidamente, in modo efficiente. La connettività tramite smartphone permette di regolare la temperatura e la velocità dell'aria tramite un'app, rendendo il processo di asciugatura ancora più personalizzato. Questo asciugacapelli è perfetto per coloro che cercano comfort e comodità nella loro routine di bellezza. Cioè lui si è costruito un mondo praticamente partendo semplicemente dal fatto che gli ho detto di dire un asciugacapelli ad alta potenza che si collega allo smartphone. Poi ha fatto tutto lui sostanzialmente. Quindi diciamo, ha sviluppato un piccolo cenno iniziale. Ora facciamo una cosa, ora traduci questa descrizione in tedesco, per esempio un'altra lingua, suddividendola in tre punti. Quindi facciamo tradurre in un'altra lingua suddividendola anche in tre punti. Quindi ora traduci questa descrizione in tedesco suddividendola in tre punti e premiamo invio. Ok, quindi ha scritto praticamente il testo prima in italiano in tre punti e poi ora ce lo sta traducendo in tedesco in tre punti. Quindi ha scritto, ha inventato ovviamente perché io ho solo detto che era un asciugacapelli ad alta potenza che si collegava allo smartphone. Lui ha scritto: potenza elevata, asciugacapelli ha una potenza elevata perché consente di asciugare i capelli rapidamente in modo efficiente. Connessione tramite smartphone, questo gliel'avevo detto io, è possibile controllare la temperatura e la velocità dell'aria tramite un'app. Ovviamente questo lui non lo sa perché non sa cosa può fare l'asciugacapelli che ho io, però ovviamente fa una ricostruzione fantasiosa che ovviamente va controllata, rendendo il processo asciugatura personalizzato. E poi comodità e convenienza, questo se l'ha aggiunto lui. Questo asciugamento è perfetto per coloro che cercano comfort e convenienza nella routine bellezza. E poi l'ha tradotto praticamente in tedesco. Ora io non ho la possibilità di verificarlo, o meglio potremmo verificarlo con Google Translate, però ci fidiamo. Passiamo quindi a un'altra applicazione, che è quello dello scrivere codice informatico. Chi non è pratico con l'informatica potrebbe utilizzare ChatGPT per scrivere del codice di cui non ne capisce. Io consiglio che comunque ci sia una base per comunque tenere sotto controllo il sistema. Però per esempio facciamogli scrivere una macro di Excel in Visual Basic. Scrivi una macro di Excel che prende il valore numerico della cella A2 e scrive in B2 il fattoriale del numero in A2. Vediamo che cosa si scrive. Ecco un esempio di codice VBA, Visual Basic, che fa ciò che chiedi. Sub calcola fattoriale, dim valore double, valore range A2, poi c'è il fattoriale e poi definisce la funzione fattoriale.
Per utilizzare, poi ci spiega anche come utilizzare questa macro. Per utilizzare questa macro, apri il file di Excel, premi Alt F11 per accedere all'editor, incolla il codice e premi F5 per eseguire la macro. Il fattoriale del numero della cella A2 verrà calcolato e scritto nella cella B2. Cioè praticamente c'è scritto il codice, noi dobbiamo prenderlo, copiarlo e incollarlo nel modulo Visual Basic di Excel e ci si creerà praticamente questa macro. Facciamogli una domanda un po' più specifica, per esempio come posso inserire questa macro in Excel, per esempio, facciamoci spiegare un po' meglio, anche se già ce l'ha spiegata. Quindi gli abbiamo chiesto come posso inserire questa macro in Excel e lui in pratica ci dà i passaggi. Apri il file di Excel, Alt F11, vai nell'editor Visual Basic, ne seleziona moduli dal menu inserisci, verrà creato un nuovo modulo vuoto, incolla il codice, salva il file di Excel cliccando su file e selezionando salva e premendo Ctrl S. Chiudi l'editor di Visual Basic premendo Alt F11 e per eseguire la macro Alt F8, seleziona macro e menu strumenti e seleziona macro, seleziona calcolo fattoriale, perché l'ha chiamata così, ha scelto lui il nome, dall'elenco e premi esegui. Nota: assicurati che le macro siano abilitate nelle impostazioni di sicurezza di Excel, altrimenti potresti non essere in grado di eseguire la macro. Quindi diciamo anche una persona che non ha proprio dimestichezza con le macro di Excel, con questo sistema potrebbe creare macro di qualsiasi tipo. Io ho scelto una macro semplice, sostanzialmente gli ho chiesto di fare il fattoriale di un numero, un'operazione matematica, però si può fare veramente di tutto, anche cose molto complicate. Lui scrive il codice, basta copiarlo, incrollarlo in Excel e si crea praticamente un programma. Questo lo può fare in JavaScript, in HTML, CSS, un po' Python, cioè vari, penso quasi tutti i linguaggi di programmazione, e questo può essere molto comodo. Potenzialmente si può usare anche per fare delle app, però il mio consiglio è comunque avere una base informatica, perché è vero che lui guida passo passo, però si possono commettere degli errori. Facciamo un altro esempio, invece questa volta facciamo un esempio di scrittura creativa. Mettiamo che siamo delle persone che scrivono racconti, facciamogli scrivere un racconto per bambini in cui si spiega la spinta di Archimede, quindi un racconto per diciamo divulgazione scientifica, per esempio. Quindi scrivi un racconto per bambini in cui spieghi la spinta di Archimede. Quindi semplicemente andiamo a premere invio. C'era una volta un uomo di nome Archimede che viveva in un regno antico e molto lontano. Archimede era un uomo molto intelligente e amava scoprire cose nuove e interessanti sulla scienza. Un giorno il re del regno gli chiede di scoprire se un anello che aveva acquistato era fatto d'oro puro o no. Archimede non sapeva come rispondere, ma poi ebbe un'idea brillante. Decise di prendere una vasca piena d'acqua e immergere l'anello in essa. Si accorse che l'acqua livellava un po' difficile per i bambini forse comunque, e che il livello dell'acqua si alzava quando immergeva l'anello. Archimede capì che ciò accadeva perché l'anello occupava un certo spazio nella vasca d'acqua. Poi pensò una cosa importante: se l'anello occupava un certo spazio nell'acqua, significava che aveva un certo peso, e se aveva un certo peso, significava che pesava una certa quantità. Così Archimede prese un pezzo d'oro puro dello stesso peso dell'anello e lo immerse nella vasca d'acqua. E sapete cosa accadde? L'acqua livellò ancora una volta. Archimede aveva scoperto una cosa molto importante: la spinta di Archimede. La spinta di Archimede è la forza che fa galleggiare un oggetto nell'acqua. Questa forza è uguale al peso dell'acqua che l'oggetto spinge fuori dalla vasca. Ecco perché le navi possono navigare sulle acque. La spinta di Archimede le fa galleggiare. E ogni volta che vedi un oggetto galleggiare nell'acqua, sai che la spinta di Archimede sta lavorando. Bellissimo, anche poetico in certo senso. Grazie a Archimede sappiamo molte cose sulla scienza e su come funziona il mondo intorno a noi. E tutto grazie a una semplice vasca d'acqua e a un pezzo d'oro puro. È anche poetica come cosa, molto molto carina. Ora, per esempio, prendiamo questo scritto e creiamo un titolo per un video che, per esempio, vogliamo fare su YouTube. Cioè, vogliamo leggere questo articolo e farne un video. E quindi gli scriviamo:
Ora, per questo racconto, crea un titolo per un video che possa andare virale su YouTube. Quindi gli abbiamo dato anche il concetto che deve essere qualcosa di accattivante per andare virale, cioè significa per avere una grande diffusione e quindi un grande apprezzamento per quanto riguarda proprio come è scritto il titolo, quindi su YouTube nel caso specifico. Quindi andiamo a dare invia e lui ci elabora quello che è un consiglio di un titolo di questo racconto, soprattutto in relazione a YouTube. Quindi dice: la scoperta di Archimede, due punti, la magia della spinta galleggiante per i bambini. Quindi ha fatto anche appunto un titolo che possa essere accattivante. Facciamo quindi abbiamo visto le mail, la gestione delle mail, abbiamo visto l'articolo, quindi gestione di un articolo in cui si vendeva un asciugacapelli, abbiamo visto il codice, quindi generazione di codice, abbiamo visto il racconto e ora vediamo invece ad esempio lo sviluppo di una domanda di scienza, per esempio. Quindi andiamo su New Chat e iniziamo un'altra chat. Quindi in questo caso facciamo: il campo elettromagnetico di un'antenna di telefonia può essere pericoloso per l'uomo? Questa è una domanda che per esempio una persona si può chiedere, gliela sottoponiamo, vediamo lui cosa ci risponde. L'esposizione ai campi elettromagnetici emessi dalle antenne di telefonia mobile non è generalmente considerata pericolosa per la salute umana, se viene mantenuta entro i limiti di sicurezza stabiliti dalle autorità sanitarie e regolamentari. Tuttavia, alcuni studi suggeriscono una possibile correlazione tra l'esposizione ai campi magnetici a lungo termine e la comparsa di alcuni effetti negativi sulla salute, come problemi di salute mentale e di insonnia. Si raccomanda di seguire le raccomandazioni delle autorità sanitarie per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici. Comunque ci ha dato una risposta abbastanza equilibrata, cioè ci ha fatto capire che generalmente non è pericolosa, però allo stesso tempo comunque ci ha avvertito di alcune problematiche che effettivamente possono capitare. Ora facciamo un esempio che sono io uno youtuber che si occupa di divulgazione sui campi elettromagnetici e voglio 10 idee di video da realizzare sul mio canale sulla base di questo argomento. Quindi sono uno youtuber che si occupa di divulgazione sui campi elettromagnetici, dammi 10 idee di video da realizzare sul mio canale e scrivi anche i titoli in ottica SEO, SEO nel senso di ottimizzazione per il motore di ricerca, quindi ottimizzazione per la ricerca poi di questi video. Quindi diamo invio e vediamo 10 idee che lui ci dà su questo argomento. Vediamo un po', perché in questo caso lui sta facendo un processo di creazione di un brainstorming, sostanzialmente di creazione di idee per contenuti. Quindi il primo video potrei fare: i pericoli dell'esposizione ai campi elettromagnetici, cosa sapere, i limiti di sicurezza dei campi elettromagnetici, come proteggersi, le fonti di emissione di campi elettromagnetici nella vita quotidiana, come misurare i campi elettromagnetici nella vostra casa, i possibili effetti negativi sulla salute dei campi elettromagnetici, i prodotti antiradiazione funzionano davvero, questo è interessante, l'impatto dei campi elettromagnetici sull'ambiente e sugli animali, la tecnologia 5G e i suoi effetti sui campi elettromagnetici, i pericoli dell'utilizzo di dispositivi elettronici nel corpo, la mitologia sui campi elettromagnetici, verità e falsi miti. Tutti molto interessanti, qualcuno magari un po' strampalato, però tutti comunque molto interessanti. E tra l'altro questi argomenti ci ha scritto già il titolo del video, messo nell'ottica dell'ottimizzazione della ricerca. Possiamo dire che è un'ottima risorsa per ottenere risposte o per ottenere dei contenuti da riutilizzare. Io però vorrei mettere in luce anche dei limiti. Ho fatto a parte delle prove, se si scende troppo nello specialistico può commettere degli errori. Il motivo è perché prende le informazioni dal web e da fonti che gli sono state date in passo, ma non riesce a capire se c'è una incongruità o ci sono
sono argomenti per i quali non ha informazioni sufficienti, quindi spesso si butta in risposte anche fuori luogo. Quindi è consigliabile l'uso per l'attività, comunque per attività e argomenti tipo generalistico. Se si va troppo nello specifico può dire fesserie, questo è il concetto. Quindi in sostanza può ampliare la nostra creatività e farci risparmiare del tempo. Però appunto, come ho detto, va usato con cautela e controllando sempre quello che produce. Quindi bisogna comunque capirne della materia e dell'argomento. Ora io per esempio gli ho fatto fare i cambi elettromagnetici, capisco i cambi elettromagnetici, quindi so quali di questi possono essere, diciamo, argomenti seri e quali invece no. Riassumendo, in italiano può rispondere a tutti i tipi di domande, può sintetizzare, correggere, tradurre, rielaborare un testo, può scrivere del codice in molti linguaggi di programmazione, semplicemente spiegandogli le finalità, può aiutare nei processi creativi. E soprattutto, secondo me, nell'ambito dei social network. E questo è per quanto riguarda ChatGPT. DALL-E 2 è un generatore di immagine tramite intelligenza artificiale. Funziona attraverso il browser ed è al momento gratuito. Si accede dal link in descrizione, cioè da openai.com/DALL-E-2, e dopo essersi registrati e dopo aver fatto il login, si arriva praticamente alla pagina dove c'è un campo da compilare, in cui scrivere una descrizione sommaria, un breve testo di quello che si deve realizzare. In pratica, dando una descrizione grossolana, possibilmente in inglese, di un'immagine che si desidera, il sistema genererà 4 immagini originali, frutto di una combinazione di elementi e stili grafici. Può servire per generare immagini per una realizzazione, per un sito web, per i social network, per accompagnare una descrizione di un prodotto o di un servizio, ma si possono trovare anche usi innovativi, come ad esempio delle immagini da mettere su delle magliette, su degli oggetti da vendere. Apre inoltre la strada ad un nuovo mestiere, che è l'artista coadiuvato dall'intelligenza artificiale. Facciamo delle prove di utilizzo insieme, accediamo quindi al sistema e creiamo delle immagini inserendo appunto una descrizione. Più è accurata la descrizione, migliore sarà l'immagine. Il sistema conosce molto bene l'italiano, ma io personalmente consiglio di scrivere in inglese per ottenere risultati migliori. Se non si hanno idee, c'è anche appunto questo pulsante Surprise Me, per esempio premiamolo, e per esempio dice un astronauta che gioca a basket con gatti nello spazio, digital art, per esempio, è una descrizione a caso, e andando poi su Generate, poi genererebbe questa immagine. Andiamo su qualcosa di tecnico, per esempio facciamo una sezione di una turbina, ad esempio un cutaway view of a gas turbine, praticamente una sezione di una turbina a gas. Vediamo che cosa ci produce. Prendiamo quindi su genera, c'è una barra che si va completando, quindi aspettiamo un attimo che lui proceda. Poi sulla destra ci sono delle immagini che in passato sono state fatte. Ok, ha generato queste immagini che non è detto che siano di turbine vere. Però potrebbero essere, per esempio, delle opere fantasiose da mettere, ad esempio, in una relazione. Ovviamente, se si vuole uno spaccato vero di una turbina, consiglio di andare su un sito, cioè su qualche immagine vera. Però queste qui suppongo che siano degli spaccati di turbine rielaborate. Però sono da effetto, per esempio, questa qua è molto carina. Una volta generate le 4 immagini, si può fare un edit di una modifica. Come si fa? Sostanzialmente si va, per esempio, a cancellare o a modificare delle porzioni. Per esempio, ammettiamo che voglia cancellare questa parte qua, per esempio. Ok, andiamo a cancellare, per esempio, questa parte qua. Ok,
e la vogliamo riempire con qualche altra cosa. Per esempio, appunto, si può caricare una immagine da sopra, si può mischiare, si possono creare delle variazioni. Per esempio, gli facciamo fare, ad esempio, facciamo di nuovo uno stile Van Gogh, quindi Van Gogh style paint. Vabbè, io non ho molta fantasia, però mettiamo che vogliamo fare un'aggiunta a questa immagine di in quella porzione che abbiamo cancellato, di una rielaborazione come se l'avessi fatta Van Gogh. Vediamo un po' allora, questa ci dice che è l'originale. Questa è una prima rielaborazione, non è particolarmente caruccia. Altra possibilità è generare un'immagine a partire da una che già abbiamo. Prendiamo per esempio, facciamo un altro esempio, anziché fare lavorare su questa immagine, per esempio andiamo a caricare noi un'immagine che già abbiamo. Quindi andiamo sul pulsante upload e ad esempio prendiamo il logo, questo logo. Quindi abbiamo caricato questo logo. Lasciamo le cose come stanno, va bene così. Lo andiamo a inserire nella sua griglia e scriviamo, per esempio, rielabora questa immagine come la disegnerebbe Van Gogh. Quindi Van Gogh style paint, quindi scriviamo Van Gogh style paint, cioè prendi questa immagine e creala e falla come la disegnerebbe Van Gogh. Vediamo che cosa produce. Ecco qua, questo è il risultato. Quindi ha inserito in pratica l'immagine in un quadro di Van Gogh, ha esteso praticamente l'immagine in un quadro come se l'avesse disegnato Van Gogh. E io personalmente sconsiglio l'uso di fotografie e soggetti umani perché tende a distorcere i volti. Sono molto meglio le immagini astratte e i soggetti non umani. Al momento il software è gratuito, ma è limitato a 50 immagini più 15 immagini per ogni mese in più. Secondo me sono anche sufficienti per un uso professionale. Che cosa può servire? Può servire appunto a far elaborare delle immagini per appunto contenuti propri, tipo anche relazioni, descrizioni di prodotti. Io suggerisco più un uso un po' più artistico, e questo quindi è DALL-E. Dispersion.exist è un sito semplice ed efficace che genera un'immagine di una persona che non esiste e la produce in modo casuale e automatico. Il funzionamento è semplicissimo: si accede dal link in descrizione, cioè dispersion.exist.com, e semplicemente subito appena inserito l'indirizzo viene generata semplicemente l'immagine. Basta aggiornare il browser, per esempio con F5, e si generano foto di persone. Se non ci piace, basta appunto aggiornare fino a quando non ci sarà un'immagine che gradiamo. Sono tutte persone che non esistono. Può servire appunto nelle relazioni, nei siti web, nelle foto di accompagnamento di prodotti o servizi. Il vantaggio è che, non esistendo queste persone, non è necessaria una liberatoria, quindi si può agire tranquillamente. In sostanza sono dei mix di volti, in pratica. Anche immagini molto complesse, perché poi la base sono immagini reali che poi vengono remixate praticamente, e quindi può essere molto interessante per inserire per esempio delle descrizioni di prodotto senza avere la difficoltà della liberatoria. E questo è Dispersion.exist. Tom è un'applicazione web che produce delle presentazioni gratuite. Il sistema al momento è in inglese, ma con l'aiuto di Google Translator facilmente si può avviare. Può essere utile quando non abbiamo tempo e dobbiamo fare appunto delle presentazioni. Io consiglio in una fase iniziale di un rapporto, per esempio per spiegare a qualcuno una tecnologia o un servizio. Si accede dal link in descrizione, cioè da tome.app, e dopo essersi registrati e aver fatto il login,
si arriva alla pagina dell'applicazione vera e propria. Quindi quello che si deve fare è scrivere il titolo di una presentazione e lui in automatico, quindi andiamo su Create e scriviamo il titolo di una presentazione e lui in automatico ci genera una presentazione vera e propria. Io ho scritto esclusivamente una parola, tra l'altro in italiano, che è termofotovoltaico, e dopo pochi secondi mi ha generato questa presentazione che faccio vedere. Quindi sblocca il potere del termofotovoltaico, ha generato quindi 8 slide in inglese però con testo e foto. Quindi andiamo a vedere, quindi ha fatto questa prima slide, appunto sblocca il potere del termofotovoltaico, poi ha fatto una seconda slide con una sorta di indice, una terza slide con praticamente uno sviluppo, io non gli ho detto niente, ha fatto tutto lui. Quindi il termofotovoltaico è una tecnologia di energie rinnovabili che usa l'energia solare per generare elettricità, è combinato con il potere termico, cioè dell'energia termica e fotovoltaica insieme per aumentare l'efficienza della produzione dell'energia. Quindi ha scritto tutto lui, io ho scritto solo termofotovoltaico. Quindi ha inserito anche delle foto che a lui piacevano, immagino che siano foto reali, ricostruite, immagino, sì, sicuramente. Quindi i benefici del termofotovoltaico, le applicazioni, i vantaggi, gli svantaggi e poi dopo le conclusioni. È fatto tutto lui nel giro di pochi secondi. Chiaramente non ha un grado adeguato di dettaglio per una fase avanzata di un lavoro, però come presentazione iniziale potrebbe essere sufficiente. Cioè, se devo spiegare a una persona che non ha mai sentito parlare di termofotovoltaico cos'è, ho in pochi secondi ho ottenuto una presentazione che comunque lo spiega. Ovviamente, come ho detto prima, è in inglese, per cui va chiaramente tradotto, però questione di pochi minuti. E questo quindi è Tom. CleanUp Picture è un software online che velocemente elimina oggetti o persone dalle foto o dalle immagini. Sarebbe potuto servire a Stalin, secondo me. E andiamo semplicemente in pratica sul link che c'è in descrizione, quindi cleanup.picture, e in pratica si parte direttamente, si inserisce un'immagine. Per esempio, prendiamo una mia immagine. Per esempio, la versione gratuita è per immagini più piccoline, 720x405, in questo caso ora penso che sia legato a una problematica di dimensioni proprio dell'immagine. Comunque, se si vuole a risoluzione HD, bisogna pagare sostanzialmente. Però voglio dire, visto che non penso che si abbia necessità di immagini molto grandi, penso che vada benissimo anche immagini un po' più piccoli. Quindi andiamo con l'SD e semplicemente non dobbiamo fare nient'altro che andare a cancellare la persona che diciamo che vogliamo cancellare. Questo Stalin sarebbe impazzito per questa applicazione. Quindi andiamo semplicemente a cancellare pure la sedia. Quindi andiamo, possiamo anche aumentare le dimensioni del pennello. Quindi andiamo semplicemente a cancellare la persona. Quindi ecco qua, ok, abbiamo fatto e ha semplicemente cancellato la persona, ha ricostruito praticamente. Lui ovviamente non sa come continua la mia libreria dietro, quindi praticamente si è ricostruito la mia libreria, anche i cataloghi. Ovviamente rimane un po' ombrato perché in effetti lui non lo sa, quindi rimane un po' ombrato. Cioè, per esempio, qua dietro poteva esserci anche un oggetto chiaramente che non si vedeva, quindi lui ha praticamente andato un po' per deduzione. Però appunto può essere interessante. E semplicemente poi si va su download e si va a scaricare l'immagine, che è questa qua praticamente. E può servire ad esempio per immagini pubblicitarie, di prodotti o servizi, se ci sono oggetti o persone che non si vogliono far vedere. Appunto, si accede dal link in descrizione come abbiamo detto e si arriva a una pagina dove si carica direttamente l'immagine iniziale.
e questo è Clean Up Picture. It's Hats Uts Hots. Concludendo, ho proposto il meglio di quello che offre gratuitamente l'intelligenza artificiale nel 2023. Sono siti utili sia in ambito lavorativo, ma potrebbero essere divertenti anche nello svago. Se hai domande, scrivi nei commenti e seguimi per saperne di più. Arrivederci.